Buonasera mister. Buonasera. Vado subito all'episodio del rigore. Io ho visto fallo, rigore, secondo giallo e rosso. Il Perugia doveva rimanere in 10, invece no. Allora, non lo so, non l'ho rivisto. E Franchini mi ha assicurato che gli ha preso netto il piede, quindi io in questo momento mi fido di quello che ha detto il mio calciatore. È ovvio che una volta che c'è il fallo, io penso che ci doveva essere l'ammonizione, però questa è una valutazione che fa l'arbitro, la prendiamo per buona. Poi tanto fa parte degli episodi della gara, anche le scelte dell'arbitro fanno parte degli episodi della gara, quindi va bene così. Ci teniamo stretta la prestazione con un pizzico di rammarico, e questa è la cosa forse che dà sostanza alla prestazione, perché poi anche nel momento di massima spinta del Perugia, che sicuramente ha avuto un momento di spinta dove noi ci siamo abbassati un poco, fondamentalmente rischi veri non abbiamo corsi, e invece le occasioni migliori penso che le abbiamo create noi, anche sulle transizioni e sulle ripartenze. Quindi c'è un pizzico di rammarico, però ripeto, e dobbiamo essere contenti e fieri di questa prestazione in un grande stadio, uno stadio che spingeva con grandissimo entusiasmo nella piazza per quello che è successo in settimana. Quindi è stato un test importante, l'abbiamo superato da squadra, come stiamo facendo, come abbiamo fatto sempre fino adesso. 4 partite, 8 punti, media 2 punti a partita, un gol subito, indenni contro Ternana e Perugia. Mi sembra che il trend sia buono. Sono un po' io arrabbiato, vorrei sapere da lei la sua opinione sul fatto che il Gubbio riposa 4 giorni e mezzo, qualcun altro invece che venerdì come il Gubbio gioca di lunedì. Vabbè, questo fa parte del calendario, bisogna accettarlo. Sappiamo che con l'avvento della TV comunque c'è questo spezzatino, quindi non c'è sempre la settimana tipo. Come facciamo in campo ad adattarci nelle situazioni da gara, ci dobbiamo adattare anche alle situazioni di recupero e di preparazione alla prossima, quindi è inutile stare lì a piangersi addosso per un giorno in meno di recupero, è inutile stare lì a trovare alibi, non piace a me e non voglio che lo pensi la mia squadra, quindi abbiamo tutte le carte in regola per recuperare bene, per preparare la partita e per cercare di fare un'altra grande prestazione. Perfetto, buon lavoro a tutti.